Questo è il mio zio. Questo è il mio zio, anche questo qua, che però non, questo non ha imparato a fare lavorare. Questo veniva a battere la terra. Batteva la terra. Col maglio. No, col maglio e fuori c'erano le grigie di legna. E qui davanti alla bottega, come era una volta la bottega lì. Appunto gli dico che era la strada del Somaro e come si era venuto poi piano piano, è stato ingrandito, è stato fatto. Questo è il babbo mio. E questo è un impiegato comunale. Chi lavorava allora prima di voi qui? Prima di me c'era il babbo, poi il nonno, che ora poi di là, come vedete, tutto c'è il certificato, è tutto rilevato dal comune, di tutta la storia, e qui il nonno, poi lo sbinonno che io porto il nome dello sbinonno, si chiamava Costantino come me. Ho capito. Che a tempo si era ido a far frate, non superando la prova da far frate, nel 1834, perché guardate qui da 34 o 32, non lo so, come adesso lo dico preciso, e non mi sento superato, insomma, da far frate, e ido da una bottega, da uno che faceva ricocci, era un certo Serafini Domenico. Serafini Domenico? Serafini Domenico. Okay. Apparava a fare il cocciaro, che questo Serafini Domenico in comune risulta essere iscritto come cocciaro o vasaglio. Quindi si presume che non è... che prima il suo babbo faceva, se no non gli avrebbero messo questo coso, e che prima l'anagrafe non esisteva. Questo è, si è trovato, perché sono proprio le prime cose dell'anagrafe del comune che potevano essere. Ha imparato a far cocciaro e aveva una figlia femmina e l'ha sposata, e da lì è partita la del Croce, la famiglia del Croce. E qui che stavate facendo? Ce lo spiegate? Questo io stavo a passare la terra, che questa è tirata su dal terraio, che sono è un recupero, perché adesso la terra si trova filtrata, però questo è un recupero, rottami, qualche cosa secca, che l'ho tirata su e la sto rimassata come si faceva una volta, con la terra che si cavava qui nella zona. Ma quando non c'era, voi state mandando l'energia elettrica, no? Certo, prima, quando non c'era prima c'era solo un maglio che si può giù, ve lo faccio vedere, è un pezzo di ferro che su una banca di legno si tagliava a fetti, prima da una parte e poi si ripassava dall'altra, e era quel modo, si affinava in quella maniera lì. Quindi si spettucciava. Le macchine non c'erano, non c'era niente. Vedevo quella che c'era. Eccolo. Quello è il questo mani. È il soprattutto così, con le mani così, si batteva e si pregava qua. Affetti, si affettava tutta, la terra come lì, si affettava da una parte e poi da rincuinare quell'altra, la ripassare sopra quella tavola che è là fuori tutta bagnata dalle botte. E ora piano piano è venuta, questa era una macchina che era dei bori del Castelfiscardo, che la mandavano col cavallo. Uh-huh. È stata portata qui, è stato messo il motore, è stata sempre modificata, insomma, e va al motore. E questo era, questo nell'anni 50. Addirittura? Sì, nell'anni 50 è stata trasformata al cavallo, messa in posizione così come col motore, e che va, e si passava due volte anziché battere col maglio, col modo, col ferro, e si passava due volte qui e poi si lavorava. Questa qui, se prima si passava, se tirava fuori, si ripassava la seconda volta.
Ma si passava una seconda volta perché si affina meglio. Perché si affina meglio, perché con una volta sola non si affina bene. Avete ragione che è faticoso, eh. A tirare su dal terraglio è ancora più fatica. Sì, eh? Sì. Adesso mi pare da spasso, no? Non era così. E allora c'è questa altra macchina che anziché passare a due volte lì, se passa su questa. Ma sotto si fa il fuoco e sopra qui si chiudeva tutta la porta con i mattoni e murati, si murava volta per volta. E il forno qui era grande, ma appunto che ogni 15 giorni si faceva un forno così, ma 4, 5, 6, 7, 8, qui che sa quante uno era da ora. Certo. E questo è un discorso. Poi piano piano. Qui c'era il posto, potete anche il posto, ci tengo la terra quella rifrattaria, la terra rifrattaria, la terra rifrattaria, questa è filtrata dalla loro roba per fare dei cambi, per fare la frusta fresca qui. E qui c'era questo spazio, qui quando era cotto il forno, forno a legna, e poi la brace bisognava levarla, il carbone che rimaneva della legna, e lì c'era un buco e veniva giù lì, se con una palla si tirava tutta qua dentro il buco, lì con un po' di cenere sopra si attappava e si smorzava. Sì, sì, e sì, poi sì. Dopo veniva recuperata a carbone, a carbone per fare la cosa, e per mezz'ora si riscaldava mica la stufa. Niente. Si utilizzava nella stufa della casa. Si utilizzava questa anche per asciugare i cocci, se li mettevano dentro il forno, poi giù sotto una bella montina di brace e si asciugavano. Anche in inverno. Questa lì, prima, perché il piombo era un trasparente. Uh-huh. Oggi invece del trasparente che è il piombo puro, anzi era più puro possibile. Uh-huh. Ma si cuoceva allora, si cuoceva da noi il piombo. Si fondeva, si ossidava, c'era il fornacetto che i pezzi di piombo che si trovavano si metteva lì quando era rosso con il paletto e poi si dava l'antimonio per ossidarlo. Si maneggiava e si faceva la vernice, si faceva da noi la vernice. Ho capito. Così l'ossido di rame, così il manganese. Il manganese, si trovavano i sassi qui per fosso, quei sassi neri, si macinavano e era il manganese. Il sasso proprio nero, era tutto ferro quello lì. Ho capito, quello l'acciacco, le cose, le macine, quello lì era il macinello, e appunto ci si macinava il piombo, il marrone, tutto. Anche l'ossido del rame, i pezzi del rame si mettevano dentro un pignacco. Quando erano rossi si metteva giù una manciata di solfo quello si dava lì, quello fa fuoco e lo si dava, perché sennò il fuoco stesso non basta. Certo. E poi si mangiava lì dentro perché... E rimaneva dentro il filettino, magari se non era cotto bene, che non era cotto. Questo è il punto, questo è
normale, la terra normale, questo colore. Questo qui invece sta dando il bianchetto della terra bianca, perché sennò non viene il giallo, quel gialletto nostro. Questi erano i giri che ce li mettiamo all'olio, tutto internamente smaltato e fuori, no? Come porta un brand, no? Per esempio questa era un'altra lavorazione grossa, questa dei giri da olio, e all'inverno era, adesso questa non c'è più, adesso vuol dire, questa è l'acciaio inossidabile, è proprio troncato. All'ultimo piano da capo c'ho tutte le forme per fare il giro da olio. Con le forme si facevano? Sì, sono forme. Si può fare anche, prima anticamente si facevano sul tornio, prima un pezzo, poi l'altro, si era più grande, tre pezzi. Era tutto indispensabile, perché la brocca per prendere l'acqua, il brocchetto per portare il vino, l'acqua, in campagna dappertutto. La panata che si dava giù sulla cantina con la botte, si cavava e si portava sul tavolino. I piatti, voglio mettere più, anticamente i piatti, dopo sono usciti i piatti in bianchi, però prima i piatti di coccio. La ceramica era questa? Era tutto, sì. Era tutto qui. Sì. Le gambe per cucinare erano solo di coccio. Il pignatto per cuocere i fagioli sul cammino, che era sempre. E quelli bucherellati? Che ho visto giù, che le sta facendo anche adesso, c'erano alcune, eccoli. Ah, quella è la scolapasta. Lo scolapasta? C'è la scolapasta così, oppure quella col manico per le gnocchi. Ho capito, però come adesso ci sono degli acciai inossidabili e vicine. C'era questa è una cosa per esempio tradizionale. Questa è la vignata, che quella era la vignata per fare il brodo per i macchinisti quando sull'aglie che tebbiavano, ma l'aglie grandi che ci stavano un paio di giorni, perché sennò sempre la pasta e via, cose, e questi ci mettevano dentro due o tre polli e facevano il brodo, perché ci stavano un po' di giorni, erano un po' più. Per le mietiture? Per le mietiture, la trebbiatura, si mangiavano le pecore. Ecco perché c'è il latte dentro e si votava sulla vignata da latte, che è quella lì. Latte dentro, quella si metteva sul catino, un catino sotto con l'acqua tiepida, in modo che col caglio dentro, che si votava, e poi si votava sulla cascina, che qui si mette un cecchio di legno. Un cecchio di legno che secondo la forma che uno fa del formaggio, votava il latte e poi piano piano si levava, scolava il siero ci faceva la ricotta sul pignatto. Questo è per i pomodori, per la conserva, per tutto, era questo. Più piccolo, più grande. E la conserva come veniva fatta? Veniva portata quasi a secco? La conserva fatta, mette dentro qui, e chiude con un foglio di carta sotto, chiude col coperchio e rimaneva lì un po'. Sopra un po' di muffa la faceva anche, ma allora la muffa si levava un tantino e via, mica tutta. Da là fino a giù, da quasi da piedi, era tutto pieno di gocci. Poi a capace che quando avevi finito da tirare fuori arrivava un due gocci, quindi qui per Allerona, qui il buco della strega, avete chiamato qui De Paglia di Allerona, che vede un tantino una pazzatella lì, e con l'acqua, arrivi via tutto qua, rimetti tutto quanto.